Questo è il mio van, è della Pösl, è il 600 Plus. L'abbiamo comprato perché è un po' particolare per quanto riguarda la zona della cucina e la doccia. Dunque adesso vi sto facendo vedere un pochino gli spazi per riporre le varie cose che ci portiamo in vacanza. Ce ne sono veramente tanti, anche nel bagno. Vedete, c'è un armadietto qua. Un altro armadietto là. Ma guardate quanto è bello questo bagno. A favola. Nel bagno troviamo uno degli oblò. Eccolo qua, corredato ovviamente della sua zanzariera. Poi un altro oblò lo troviamo nella zona, diciamo, di net, più grande. E ce ne sarebbe un ulteriore nella zona notte. Ma noi abbiamo messo l'aria condizionata della Truma. Di questo van ci è piaciuta molto la zona giorno perché guardate un po', il piano lavoro per la cucina è veramente grande. Ovviamente le mogli sono molto contente di questo, lo sono anch'io. Poi della cucina ha il solito lavandino e fornello che c'è di solito sui van, non è grandissimo, però c'è. Abbiamo dei bei cassetti capienti e poi c'è questo angolo che è comodissimo, che è un ulteriore posto dove mettere le varie cose che ci servono, insomma. È vero che si stringe leggermente lo spazio di ingresso, ma comunque guardate che è veramente molto largo lo stesso, Poi è corredato da questa bellissima zanzariera che vi aiuta a tenere lontane zanzare e mosche quando siete in vacanza, così almeno state tranquilli. Bene, qui ci sono i vari comandi, c'è il pannellino comandi, questo è quello della truma, della stufa. E poi vi faccio vedere una cosa, vediamo un po'. La luce è qua. Ce n'è uno uguale in bagno. Può avere la luce bianca oppure la luce notturna. Ecco qua. Questa è quella del bagno. Molto comodo anche questo, eh. E poi tra l'altro lo specchio. Un'altra luce sua, bella forte, per le mogli che si vogliono truccare va benissimo. Questa cos'è? È la maniglia della doccia. Un ulteriore spazio per le nostre cose è questo. Guardate che bella. Ma che roba. Una bellissima mensola. L'unico camper che ce l'ha, Dietro ci sono le finestre. Qui gli armadietti ve li ho già fatti vedere. Insomma, spazio ce n'è in questo camper, ce n'è. Sono belli grandi, eh. Porta del bagno ha un comodo soffietto. Sì, non è grandissimo, un po' come i bagni d'altra parte dei van. Però diciamo che è ben disposto, eh. Il water all'interno, che è in ceramica, c'è questo pannellino che fa vedere ad esempio se la cassetta è piena ed è pronta da svuotare. C'è a disposizione questo armadietto e poi un ulteriore armadietto sotto al lavandino, comodissimo. Questi sono gli interruttori per accendere la luce, come vedete c'è un bel miscelatore. Insomma, bello, eh? Il piano doccia non è piccolo, eh? Adesso vi faccio vedere com'è quando entro in doccia. Eccomi qua. Eccomi nella doccia. Qui c'è il doccino con il suo supporto, c'è il miscelatore. Questa è la parete che praticamente si richiude sulla parte quella dove ci sono il lavandino e il water. Volendo potete prendere agevolmente anche una salvietta che è qui appesa, adesso l'ho fatta cadere
Qui c'è la luce. C'è anche una bocchetta per l'aria calda, di modo che potete fare benissimo la doccia senza avere freddo. Ci sono due scarichi per l'acqua. Questo è lo spazio, diciamo, utile che trovate. Non è poco, eh? Il nostro oblò. Bene. Poi basta uscire e con un solo gesto si rimette tutto a posto. Il nostro bagno. Opla, è pronto. Nel letto c'è l'armadio, perché vedete qui c'è il frigorifero, c'è la cucina, ma questo spazio è aperto, di solito è chiuso nei van. Qui sotto si alza. Dunque qui c'è un ulteriore spazio, eh. Vedete? Vi ho detto, il summit ha realmente tanto tanto spazio per riporre le cose. Questo è il nostro armadio. Ecco, che sale, basta proprio schiacciarlo in un attimo, viene su. Qui si mettono le grucce. Non so, avete le camicie, avete pantaloni, che magari si stropicciano, li appendete sulle grucce. E poi spingendo semplicemente, ecco che torna giù. Facile, vero? Avete visto con una mano, perché nell'altra ho il cellulare, per cui è veramente facile. Ecco qua. Oh, bene. E il letto è già rifatto. Ci vuole proprio un attimo. Ecco perché abbiamo scelto il Summit. Altra cosa, guardate che belle queste lampade. Di notte ognuno ha la propria luce, se volete magari leggere, potete usare queste, sono direzionabili, molto comode, devo dire, sì. Anche qui c'è un interruttore, eccolo qua, per accendere la luce davanti. Questo è il telecomando dell'aria condizionata. Dunque, il Summit Plus 600 omologato per 4 persone, per cui qui c'è la dinette con le due cinture di sicurezza. Questo è il grande tavolino che c'è sul Summit. Può essere anche accorciato semplicemente spingendo sotto questa parte, che al posto guida si gira, se si è in tre, ad esempio, è possibile mangiare col tavolino così oppure allungandolo. Ci si mangia anche in quattro, eh? Durante il viaggio si porta indietro schiacciando questo bottoncino e si sposta in avanti quando ci si ferma. Anche qui, come vedete, c'è un'altra di quelle belle lampade che ci sono anche dietro. Insomma, diciamo che è ben rifinito come camper, è proprio carino. Viaggio si posiziona così. Tiriamo sulla scala. La porta. Si chiude da sola. Ecco,